Ciao a tutti ragazzi appassionati di motori, oggi siamo qui in questo video un po' particolare, un po' diverso dal solito. Infatti molti di voi mi hanno chiesto di fare un quiz sui motori e in questo video ho deciso di accontentarvi. Allora ragazzi, siamo su questo quiz, lo potete trovare tranquillamente scrivendo quiz sui motori su Google ed è il primo risultato che vi appare, quindi lo trovate sicuramente. Provate a farlo prima di vedere questo video e ditemi che punteggio avete fatto. Numero 1. Che tipo di motore è quello raffigurato nell'immagine sottostante? Allora, bicilindrica a due tempi? No. Quattro cilindri a gasolio? No. Quattro cilindri a benzina? Sì. Sei cilindri a benzina? No. Ovviamente questo motore è un quattro cilindri a benzina. Numero 2. Nel motore a quattro tempi avviene uno scoppio ogni 360 gradi, 720 gradi, 180 gradi o 90 gradi? Nel quattro tempi ovviamente avviene ogni 720 gradi. Numero 3. Le candele di accensione sono presenti in tutti i motori a scoppio, solo nei motori a due tempi, solo nei motori a gasolio, in tutti i motori tranne quello a gasolio. L'ultima opzione è quella corretta, ragazzi. Numero 4. Qual è l'architettura del motore presente nella foto qui sotto? Bicilindrico boxer? No. Quattro cilindri a V, bicilindrico in linea e bicilindrico a V. Anche in questo caso l'ultima opzione è quella esatta. Numero 5. Cos'è il rapporto stecchiometrico? Il livello di compressione del motore, il rapporto tra aria e benzina, un tipo di iniezione elettronica, il rapporto tra benzina e olio nei motori due tempi. Allora, il rapporto stecchiometrico è il rapporto tra aria e benzina che serve molto importante per carburare al meglio una moto due tempi. Numero 6. Quando venne realizzato il primo motore a scoppio? Oddio, questo ragazzi ci potrebbe mettere in difficoltà. Allora, nei primi anni del 1900, nei primi anni del 1800, alla fine dell'800 o nel 1700? Allora ragazzi, io mi ricordo di aver studiato a scuola la seconda rivoluzione industriale, se non erro, e se non mi ricordo male il primo motore venne costruito dalla Mercedes-Benz, il primo motore a scoppio dalla Mercedes-Benz, se non erro alla fine del 1800, quindi andando a memoria io direi alla fine del 1800. Numero 7. A cosa serve l'albero a camme? A far entrare l'aria nella camera di scoppio, a permettere il funzionamento del cambio. Si tratta dell'albero su cui ruota la biella, no, quello è l'albero motore. Serve a comandare l'apertura e la chiusura delle valvole. E l'albero a camme serve proprio a comandare l'apertura e la chiusura delle valvole nei motori a quattro tempi. Numero 8. Che cos'è l'alesaggio? La distanza tra il punto morto inferiore e quello superiore, il diametro del cilindro, la fasatura delle valvole, il volume del cilindro. L'alesaggio è il diametro del cilindro. Numero 9. E la corsa? Ovviamente la corsa è la distanza tra il punto morto inferiore e quello superiore. Dopo le altre opzioni erano uguali alla domanda precedente. Numero 10. Il cambio delle motociclette è solitamente di tipo automatico, sequenziale, robotico, a doppia frizione. Il cambio delle moto è solitamente di tipo sequenziale. Numero 11. Quale gradazione di olio è più adatta ai climi particolarmente caldi? Questa non la so, ragazzi. 0W30, 5W40, 10W40 o 15W50? Ragazzi, questa non la so. Sinceramente non la so, quindi l'unica cosa è tirare a caso. Proviamo a mettere 10W40, ma sinceramente non la so. Numero 12. Esistono sia frizioni a secco che frizioni a bagno d'olio. È vero? No, sono tutte a secco, certamente. Sì, certamente esistono sia frizioni a secco che a bagno d'olio. Infatti, solitamente su una moto viene utilizzata la frizione a bagno d'olio, ma moltissime Ducati hanno utilizzato anche frizioni a secco, quindi è vero. Numero 13. A cosa serve il differenziale nell'automobile? A ripartire la frenata tra ruote anteriori e posteriori, a regolarizzare la tensione dell'impianto elettrico, no, a distribuire la trazione tra le due ruote motrici, a portare la trazione alle ruote posteriori. Allora, il differenziale serve proprio a distribuire la trazione tra le due ruote motrici, quindi la 3. Numero 14. Come avviene la lubrificazione nel motore a due tempi?
attraverso la miscela olio e benzina, e già mettiamo questa perché tanto è questa, attraverso l'olio contenuto nella coppa, attraverso un sistema di pompe, queste due sono dei quattro tempi, quindi no, il motore a due tempi non necessita di lubrificazione. Beh, tu prova a non lubrificare un motore a due tempi e vediamo cosa succede al tuo motore. Numero 15. Che cos'è la coppia di un motore? Una caratteristica dei motori a due tempi, una caratteristica dei motori a due cilindri, la potenza del motore o la forza sprigionata dal motore ad un determinato regime. Beh, l'ultima opzione è quella corretta, la coppia è la forza sprigionata dal motore ad un determinato regime. Numero 16. In cosa consiste il cosiddetto battito in testa? Allora, nella rottura della guarnizione della testata, in una combustione anomala della miscela aria-benzina, nel malfunzionamento delle valvole, nel contatto tra pistone e testata. Allora, in teoria due di queste opzioni sarebbero corrette, perché consiste sia in una combustione anomala della miscela aria-benzina, ma nei casi più gravi ci potrebbe essere anche il contatto tra pistone e testata, ma in questo caso il pistone non, cioè il motore in generale non durerebbe neanche un chilometro. Quindi cioè il caso normale sarebbe, consisterebbe in una combustione anomala della miscela e benzina, quindi noi mettiamo questa. Numero 17. Quale casa motociclistica ha fatto della distribuzione desmodronica il suo punto di forza? Non leggo neanche le opzioni, ovviamente Ducati, dopo Aprilia, Honda, KTM, ma ovviamente la risposta esatta è Ducati. Numero 18. Da cosa viene azionato il turbocompressore? Dall'aria che viene prelevata dall'esterno, da un motore elettrico, dai gas di scarico o dall'albero motore? Beh, ovviamente il turbocompressore viene attivato dai gas di scarico. Numero 19. Installando un pignone di dimensioni maggiori nella trasmissione finale di una moto, che cosa avviene? La moto acquista potenza, la moto perde potenza, si ottiene un allungamento delle marce o si ottiene un accorciamento delle marce? Allora ragazzi, montando un pignone di dimensioni maggiori si ottiene un allungamento delle marce, mentre montando una corona di dimensioni maggiori si ottiene un accorciamento delle marce. Quindi, visto che qua si parla di pignoni, mettiamo si ottiene un allungamento delle marce. Numero 20 e ultima domanda. Che funzione svolge il servofreno? Allora, ripartisce la frenata tra anteriore e posteriore, riduce lo sforzo esercitato nel pedale del freno, evita il bloccaggio delle ruote e permette di frenare a motore spento. Allora, direi che il servofreno serve proprio a ridurre lo sforzo esercitato sul pedale del freno, e visto che questa era l'ultima domanda, possiamo andare a calcolare il punteggio e vedere quanto siamo esperti di motori. Allora ragazzi, abbiamo fatto 95%, quindi vuol dire che abbiamo sbagliato solo una. Adesso andiamo a vedere quale. La numero 11, ovvero quella dell'olio che non sapevamo, infatti è l'unica che abbiamo sparato a caso completamente. Infatti noi avevamo, se non erro, avevamo risposto 10V40, ma invece era 15V50, sinceramente non la sapevo. E comunque ci sta a sbagliare una domanda su 20, abbiamo fatto il 95%. E vediamo cosa ci dice il quiz. Allora, oltre 85% del punteggio è un punteggio elevato. Dimostri di conoscere molto bene il mondo dei motori e della meccanica, complimenti. Abbiamo sbagliato solo una domanda su 20, quindi direi che è ottimo. Visto che il quiz è finito qua, direi di terminare il video qua. Come sempre, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate e iscrivetevi al canale, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ah, comunque ragazzi, ho ancora il gesso, non l'ho detto, però cioè si vede, no? Lo tolgo tra una settimana, eh?